Ciao, sono Filippo Gazzola e questo video è dedicato esclusivamente a coloro che vogliono diventare agenti o broker. Ebbene, signori e signori, anche quest'anno l'IVASS ha indetto la prova di idoneità per l'anno 2017 per l'iscrizione nelle sezioni A e B del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Avete letto con attenzione il bando? È tutto chiaro? Diciamo che non è tutto chiaro. Innanzitutto, questo bando parla di sessione 2016, ma non fatevi trarre in inganno dalla dicitura sessione 2016, perché indica l'anno di uscita del bando e non di svolgimento dell'esame, che ovviamente si terrà nel 2017. Come dire, il buongiorno si vede dal mattino. Quindi, dopo la prima di una serie di difficoltà che dovranno essere superate per poter dire di essere un agente o un broker, anche quest'anno migliaia di voi sfideranno il destino per essere tra quel 18% che in media vengono promossi. Eh sì, se facciamo una media di promossi dal 2009 al 2016, possiamo dire che il calcolo ci porta proprio ad una media del 18%, considerando che il picco più alto di promossi è stato nel 2010 del 27%, invece si è toccato il fondo nel 2012 quando solo il 4% dei partecipanti fu promosso. Dopo le liete notizie andiamo a capire cosa sia necessario fare per accedere all'esame. La prima cosa da sapere è che è necessario essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. Quindi, senza il diploma, il candidato non potrà partecipare all'esame. Il secondo elemento da conoscere è come presentare la domanda di ammissione. Già da qualche anno il candidato è tenuto a presentare la domanda di ammissione alla prova di idoneità esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica accessibile all'indirizzo www.ivas.it. Vediamo ora le date. Innanzitutto, quando va fatta l'iscrizione. Le iscrizioni verranno aperte il 14 febbraio del 2017 a San Valentino e si chiuderanno alle ore 12 del 21 marzo 2017. Quando ci sarà l'esame ancora non si sa. Si sa però che la data, il luogo e l'orario della prova scritta sarà comunicato entro il 20 giugno del 2017. L'IVASS nel bando raccomanda giustamente, a mio parere, di iscriversi per tempo al fine di evitare un'eccessiva concentrazione di iscrizione in prossimità della scadenza del termine. Una volta che la compilazione sarà completa, l'iscritto riceverà una mail di conferma di iscrizione che certifica la possibilità del candidato a partecipare all'esame. Se fin qua è tutto abbastanza chiaro, ecco che all'articolo 4 lettera H del bando di esame si legge qualcosa che non è poi così chiaro. Infatti si dice che nella domanda di ammissione alla prova di idoneità i candidati dichiarano il codice identificativo numerico di 14 cifre e la data di emissione di una marca da bollo di Euro 16, marca che il candidato non dovrà esibire il giorno della prova, ma che avrà l'obbligo di conservare per 3 anni fino alla scadenza del termine di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Ora la domanda sorge spontanea. Immaginiamo che io abbia superato la prova di esame e sia diventato agente o broker. Lavoro da 3 anni e un giorno, prima della scadenza del termine di decadenza, si presenta in agenzia un tipo dalle strane fattezze che dichiara di essere dell'amministrazione finanziaria e mi dice che vuole vedere la mia marca da bollo di 16 euro. E se io non ce l'ho, cosa succederà? Questa ipotesi non è contemplata nel bando di esame. Buon esame!